curiosamente io ho conosciuto Federico e dopo pochi giorni ho anche incontrato Anita, ecco, perché lui ogni tanto aveva la passione di andare a Zagarolo, dove lei abitava, e di passare dei pomeriggi di domenica, e quindi si faceva un gruppetto, si andava a casa di Anita e lì c'erano fiumi di ricordi all'epoca della Dolce Vita e di quel periodo degli anni 60 in cui Federico insieme a Lechberg hanno lavorato per un lungo periodo. E quindi la maggior parte di questi pomeriggi erano legati a nostalgia, ricordi anche a volte malinconici, e poi c'era sempre Federico che la buttava un po' in caciara, tanto per dirla tutta. E alcune volte siamo anche andati con Marcello, Federico, a casa di Anita, e lì ci sono stati dei momenti abbastanza anche un malinconici, tristi, commoventi, perché hanno ricordato le notti delle riprese nella Fontana di Trevi in pieno inverno soprattutto, e Marcello era molto invidioso perché Anita non aveva assolutamente freddo mentre Marcello moriva dal freddo. E questo mi ricordo di Anita in particolare.